Una bella giornata di sole oggi per la 77esima edizione del Mercatino delle Alte Gambe e la 29esima edizione della Sagra d'Autunno e il Mercato Piazza del Burro. Esatto, bella giornata, nonostante sia novembre comunque si sta bene a fare la passeggiata, più di 70 espositori del mercatino, quindi un bel ritorno, tanti hobbisti. E questo ci fa piacere perché dopo il Covid, come dire, c'era stata un po' una flessione. Invece adesso sta ritornando un po' l'attività di partecipare a questi mercatini. Siamo contenti, la sagra sta andando bene, abbiamo fatto fuori tutta la polenta e lo spezzatino che avevamo fatto cuocere. Continuiamo con le caldarroste, le nostre, vabbè, non parlo delle frittelle di mele, perché, come dire, sono conosciute e apprezzate in tutto il canavese, quelle di Rivarolo, per cui non c'è niente che dire. Tanta gente che passeggia per Rivarolo, che questo alla fine è l'obiettivo della Proloco, di portare persone. Quest'anno abbiamo fatto, nel solco della tradizione, abbiamo voluto privilegiare la frazione Mastri con la chiesa, perché il circuito delle chiese e delle frazioni quest'anno è riportato nel nostro manifesto, perché prima di Natale il coro della città di Rivarolo terrà un concerto nella chiesa che noi mettiamo nel manifesto, come abbiamo già fatto per Argentera 2 anni fa e per Sant'Anna l'anno scorso. Devo dire, siamo soddisfatti, siamo un po' stanchi, però, come dire, siamo molto soddisfatti. Devo ringraziare anche tutti, come dire, i volontari della Proloco, perché da stamattina alle 6 che siamo in pista, quindi bella, bella cosa, ecco, diciamo. Una grande soddisfazione per la Proloco, perché ci sono comunque numerose iniziative, manifestazioni in giro per il canavese, ma nonostante questo la gente qua a Rivarolo non manca. Eh beh, diciamo che Rivarolo è un po' il centro del canavese ed è giusto che sia così. Noi siamo onorati come Proloco di essere la Proloco di Rivarolo e va bene, e quindi vediamo che c'è sempre tanta gente, qualsiasi manifestazione ci faccia. Vi invitiamo magari a buttare l'occhio su Facebook e Instagram e i social nostri, perché abbiamo delle ragazze bravissime a fare i post, già per vedere magari nel periodo di Natale se ci fosse qualcosa di interessante che vi possa piacere, e così da poter ritornare a Rivarolo nel periodo prenatalizio, che sarà comunque non solo per la Proloco ma comunque anche per l'amministrazione comunale, sarà foriero di grandi iniziative, per cui speriamo che possa andare tutto per il verso giusto e sicuramente vi piacerà quello che abbiamo in cantiere.